Do subito la parola ad Annalisa Rabitti, ringraziando il prorettore per la sua apertura a qualsiasi tipo di iniziativa. Ormai è aperto a tutte le iniziative nostre, non solo per lo sport, ma culturali ovviamente, ma anche quelli che riguardano la vita degli studenti nostri in ambito universitario, realmente che segue con tanta attenzione in questa sede di Reggio Emilia. E quindi do la parola ad Annalisa Rabitti. Annalisa Rabitti, che abbiamo ormai conosciuto in più eventi proprio in questa sala, ci porta ovviamente il saluto del Comune, ma lei è referente e responsabile di un progetto molto ambizioso, che è quello di Reggio Emilia Città Senza Barriere, che forse non tutti i ragazzi conoscono, e allora io chiederei, nelle varie tuoi incarichi, di poterci parlare un po' di queste tue esperienze. Ti apro Rabitti, sì. E dovremmo esserci. Come si mette a tutto schermo, che così sì. Si vede, poi mi spieghi come si fa andare a... Perché io sono una Apple girl e non conosco i PC. È uguale, immagino. E poi come si fa ad andare avanti? Freccina. Ok, perfetto, va bene. Bene, buongiorno a tutti, io mi chiamo Annalisa, sono presidente di Farmacie Comunali Riunite e ho l'incarico appunto di portare avanti un progetto per l'amministrazione che si chiama Reggio Emilia Città Senza Barriere. Innanzitutto anch'io volevo ringraziare l'università, perché sono, insomma, è un po' di tempo che facciamo delle cose insieme, anche il 5, quindi domani c'è l'inaugurazione di una mostra fatta con un atelier, un laboratorio creativo che si chiama l'Indaco, qui nell'atrio dell'università. Abbiamo fatto tante cose insieme e nel progetto ne racconterò anche qualcuna, tra cui quella fatta un mese e mezzo fa, direi, con l'Istituto Geometri per la mappatura delle barriere. È un bellissimo rapporto quello che stiamo instaurando e quindi, insomma, vi ringrazio anche per l'ospitalità che ci date in tutte queste occasioni. E io non vi parlerò più di tanto di sport, perché ci saranno atleti che lo faranno meglio di me. E io vengo dallo sport come famiglia, c'è qui conosco tante persone che vengono dallo sport, perché ho appunto entrambi i genitori atleti, io sono stata un atleta anche io, in questo momento però il mio ruolo è un altro. Volevo contestualizzarvi semplicemente questa esperienza anche in un contesto più ampio di un progetto cittadino, perché io credo che questo abbia un grande valore per una città come questa. E in questo momento Reggio Emilia ha lanciato una sfida e l'idea è quella di provare a riprogettare una città partendo proprio dal concetto che la differenza e la disabilità possono essere un punto di forza per riprogettare una società e quindi una comunità di persone. Reggio Emilia ha un claim da ormai 10 anni, si chiama la città delle persone. Noi vogliamo che questo claim diventi la città di tutte le persone e che sia Reggio Emilia diventi la città più europea d'Italia nell'ambito dell'abbattimento delle barriere architettoniche, ma soprattutto delle barriere mentali. Esistono due tipi di barriere, quelle architettoniche, che sono le più facili in un certo senso da vedere, e che comunque, insomma, sono problematiche da risolvere, perché non basta una rampa per parlare di barriere. Diciamo che la tensione è quella di rendere la nostra città completamente accessibile. Universalmente accessibile vuol dire accessibile a un disabile sensoriale, a un disabile fisico, ma anche una mamma con un passeggino, ma anche una persona anziana, a chiunque possa avere delle fragilità. Se una città è accessibile, lo è per tutti. E quindi io credo che abbia comunque un valore ed è più fruibile, quindi cercare di creare una città non di mattoni, ma una città di persone. Le barriere mentali sono gli ostacoli principali, insomma, sono spesso la prima vera causa di emarginazione sociale e culturale. Quindi nel progetto ci saranno, come vedrete, moltissime parti relative alla cultura dell'inclusione. Il progetto da cosa parte? Parte dal concetto di provare a riprogettare un sistema di welfare non partendo da un calato dall'alto, ma lavorando con chi realmente il problema lo vive sulla propria pelle, quindi con chi di questo problema fa la quotidianità della propria esistenza. Abbiamo attivato 9 tavoli di lavoro su Reggio Emilia e l'idea è quella di far dialogare istituzioni, enti, persone con disabilità, famiglie e associazioni, in modo tutti insieme da provare a capire come trovare soluzioni e farlo insieme. Quindi un grande progetto partecipativo. Questa è, per farvi capire, poi è la mappa del progetto. E diciamo che si divide in quattro grandi assi. Una parte è legata alla città e sulla città ci sono 3 tavoli di lavoro. Uno è il tavolo mobilità,
che parla appunto di rendere completamente accessibile il trasporto cittadino, e a questo tavolo abbiamo tutte le istituzioni che riguardano il trasporto, quindi SETA, TIL, ma anche Agenzia per la Mobilità, ma anche appunto associazioni di persone con disabilità che collaborano con noi in questo, riguardo a questo tema. Abbiamo il tavolo barriere architettoniche, dove sviluppiamo appunto la progettazione insieme all'ordine degli architetti, l'ordine dei geometri, e chiaramente l'assessorato all'urbanistica e le associazioni, cerchiamo di sviluppare progetti per rendere la città accessibile. C'è il tavolo formazione, che si occupa di formare, di cambiare, di creare la cultura dell'accessibilità, quindi vedrete facciamo seminari, corsi e progettazione per chi si occupa di, per esempio, stiamo facendo un progetto molto interessante sugli autisti degli autobus, perché spesso l'autista e la sua non conoscenza del problema che crea la problematica su un mezzo, quindi noi abbiamo per esempio casi di autisti che hanno spento il sintetizzatore vocale per i ciechi pensando che desse fastidio e non rendendosi conto che era una barriera in più che si creavano in questo modo. Poi abbiamo due tavoli sulla sanità, il primo è quello dell'accoglienza, che vuole andare a intercettare l'attimo in cui la disabilità arriva, perché quando la disabilità arriva non avverte, e in quel momento c'è un grande bisogna rinascere in un certo senso, genitori, madri, fratelli, persona con disabilità, e lì la famiglia va agganciata in qualche modo, sia dal punto di vista dell'informazione e quindi della parte legislativa, sia dal punto di vista dell'aiuto, perché comunque l'attimo in cui arriva la problematica, la famiglia va accolta per diventare una risorsa e per non essere persa e per non perdere delle opportunità. E poi abbiamo il percorso di vita, quindi che cosa fare dopo l'arrivo della disabilità, sia sensoriale che fisica. E anche perché ricordiamoci che le disabilità sono tante, quindi ci sono disabilità fisiche, ma ci sono disabilità ancora più complicate che creano veramente problematiche a tutto il contesto familiare. Io parlo per esempio di ragazzi con gravi problemi dell'autismo, dove l'approccio alla vita è un approccio da considerare in modo globale, perché causa veramente uno sfasamento della famiglia. Poi abbiamo due tavoli sul lavoro, uno per chi si può inserire in un mercato di lavoro a livello produttivo e quindi diventare un soggetto produttore di lavoro, ma anche per chi non ha capacità lavorative reali a livello di produzione, quindi capire come fare a creare delle attività inclusive per le persone con disabilità di questo genere, parlo per esempio di disabilità psichica o disabilità fisica molto grave. Poi abbiamo un tavolo che io credo che sia molto importante, che è il tavolo dell'anima. È il tavolo che l'idea è quella di andare al di là di tutto quello che c'è oltre la cura, quindi le passioni, gli interessi, le emozioni, andare a prendere quella parte che per ognuno di noi è una parte importante, che invece spesso per le persone con disabilità viene considerata un di più. E l'ultimo tavolo, che lo coordino personalmente, è il tavolo cultura. L'idea è quella di andare a contaminare in due modi: uno con un'informazione attiva, puntuale, precisa, quindi andare a fare cose per raccontare e informare in modo preciso le persone e le famiglie dei propri diritti, delle opportunità che ci sono sul territorio, e l'altra è quella di invece di andare a fare quella che noi chiamiamo la informazione passiva, cioè andare a disturbare persone che questo tema non lo conoscono, persone che non c'entrano nulla, per andare a creare cultura in luoghi inaspettati. E io vi faccio brevemente questo sono per farvi capire gli enti che partecipano al progetto, quindi abbiamo proprio tutti, insomma, l'università, la scuola, i musei, la fondazione per lo sport, ma le associazioni tipo la FAND, l'AMNISH, la FISCE, l'Unione Italiana Ciechi, i teatri, la WISP, Dar Voce, insomma c'è veramente tutto un complesso di istituzioni, enti, associazioni cittadine, che è stato anche complesso riunire, ma che in questo momento dialogano insieme, fanno cose insieme. Io questo credo abbia un grande valore per una città. Diciamo che quindi un anno fa indicativamente è stato presentato il progetto, questo per darvi un po' di numeri, perché i numeri io credo siano a volte importanti. Abbiamo realizzato, i tavoli sono partiti a gennaio, abbiamo realizzato 55 incontri e ci sono circa 200 persone coinvolte in modo costante su questo progetto, in modo volontario, e anche questo io credo abbia un valore come città, perché questa città lo sa esprimere. Questa cosa della partecipazione, perché 200 persone che un anno che lavorano insieme senza ricevere compenso per questo, io penso che sia un valore civile importante in un momento di disattenzione verso la cosa pubblica. Questi sono alcuni dei progetti, ve li scorro velocemente, già realizzati, questi sono seminari di vario tipo.
E con Corsi Nazionali abbiamo fatto una cosa molto bella, che è l'attivazione del progetto Palestra di Vita con la Fondazione Durante e Dopo di Noi, dove abbiamo aperto un appartamento dove i ragazzi con disabilità molto grave possono provare a sperimentare momenti di vita autonoma, nel momento in cui, pensando al dopo, quindi pensando a quando la famiglia non ci sarà più. E su questo abbiamo vinto un bando regionale da 80.000 euro, abbiamo fatto un progetto importante. E abbiamo fatto dei percorsi con la Regione Emilia-Romagna sull'applicazione di legislative, insomma cose un po' precise. Vado avanti perché non vi interessa. Forse questo è un convegno importante fatto a maggio per le famiglie, dove davamo delle pillole di legislazione, si chiamava Questa legge handicappata, per raccontare cose molto pratiche, come si fa ad avere l'esonero del bollo, per esempio, come si calcola l'ISE, quindi diciamo informazioni pratiche per le famiglie, per orientarsi nell'intrico legislativo che spesso appunto devono affrontare nell'attimo in cui arriva anche la disabilità. E questo è un altro esempio, questa è una proiezione di un film che si chiama Io sono Mateus. E questa è un'iniziativa che facciamo col Cinema Rosebud, è quella che vi definivo informazione passiva. Noi all'interno di una rassegna che abbiamo chiamato Gli Invisibili, ogni tanto proiettiamo un film dove si tratta il tema della disabilità e diciamo che questo film lo vedono i normali abbonati alla rassegna cinematografica della nostra città. Quindi l'idea di andare a dire a persone che non si aspettano a raccontare un tema, insomma. Altre cose realizzate, per darvi giusto un'idea, questa è una conversazione fatta con Lella Costa, parlando sempre di barriere, un progetto fatto con Officina Educativa. Io ringrazio qui il responsabile scuola, insomma, anche se non è Officina Educativa, ma perché anche con loro stiamo facendo bellissimi progetti. Questo è nella biblioteca della Panizzi, abbiamo ideato e realizzato il primo reparto di libri inclusivi, quindi in biblioteca c'è un reparto dove ci sono libri in braille, libri tattili, audiolibri, libri in CA, libri in CF, quindi diciamo l'idea era quella di andare a garantire a tutti il diritto di leggere, anche a chi non ha accesso alla scrittura, e ci sembrava importante partire dal reparto della nostra biblioteca della città, che è una biblioteca meravigliosa e un'eccellenza in ambito nazionale, avere anche qui un reparto di libri inclusivi. È un mese circa che il reparto è attivo, se vi interessa. Questa è un'azione fatta con i teatri, quindi uno spettacolo che anche qui nella normalissima rassegna dei teatri della città è un, diciamo, uno spettacolo realizzato insieme al disagio psichico, quindi alla psichiatria. E anche qui era nella normalissima rassegna degli abbonamenti, quindi l'hanno vista le persone abbonate al nostro teatro municipale. Abbiamo un'altra conversazione sempre oltre le barriere, fatta con Officina Educativa. E poi queste sono la parte delle barriere architettoniche, abbiamo posato la pavimentazione tattilo-plantare alla caserma, l'avrete vista forse voi che prendete gli autobus, quando vedete questa striscia bianca è una pavimentazione fatta per le persone minorate della vista. E poi abbiamo fatto questo evento molto importante che è cominciato proprio qua, quindi il 3 ottobre del 2015 abbiamo organizzato un seminario che si chiamava Fare Spazio con tutte le quarte e le quinte degli ordini dei geometri, dell'Istituto Secchi, in collaborazione con i geometri e gli architetti. Siamo partiti diciamo introducendo ai ragazzi che cos'era l'accessibilità. L'idea è quella di andare a formare i futuri geometri di domani. E sono stati scelti 20 ragazzi che voi vedrete per tutto l'anno, insomma, in giro per la città con queste giacchette fluorescenti. E questi ragazzi faranno un percorso di un anno accompagnati sempre da un disabile sensoriale, da un disabile fisico e da un architetto, e mapperanno una città, porteranno il loro risultato. E noi, dato che abbiamo uno stanziamento di 250.000 euro proprio sulla parte delle barriere architettoniche ogni anno, da qui a 4 anni noi cercheremo di risolvere i problemi che i ragazzi ci pongono. Ma nello stesso tempo è un progetto di formazione, nel senso che questi ragazzi stanno lavorando su se stessi, sul proprio futuro di formazione all'accessibilità. Quindi abbiamo fatto uno screening della vista su tutte le classi prime dell'elementare, insomma ci sono veramente tantissime cose. È partito ieri, non so se l'avrete visto, ieri abbiamo cominciato il ripristino della pavimentazione di Piazza Prampolini, che i ragazzi chiamavano il frullatore, perché era una piazza che aveva dei seri problemi di insomma, era veramente scomoda. Stiamo ripristinando la pavimentazione, verrà resa molto più liscia, quindi molto più comoda. Abbiamo fatto anche dei test in modo da essere certi del risultato, insomma. E abbiamo cominciato un progetto sui parchi cittadini, quindi cominceremo entro il 2016, sarà il primo parco inclusivo dove verranno inseriti giochi in modo che tutti i bambini possano giocare, perché anche in questo caso il gioco ci sembrava un elemento simbolico da cui cominciare. Un bambino che non può giocare in un parco era
secondo noi era uno dei primi punti da cui cominciare, quindi da qui partiremo probabilmente dal parco delle Caprette, che è stato individuato uno dei parchi più importanti della città per l'inclusione per i nostri figli. Sì, altri convegni fatti, io ve li scorro velocemente, ma soprattutto vi volevo un po' chiudere il mio intervento invitandovi sabato a partecipare a questo evento in città che si chiama Notte di Luce. Sabato dalle 18 verranno spente due piazze della città, che sono Piazza Prampolini e Piazza Fontanesi. L'idea è quella di raccontare una città un po' diversa, che verrà illuminata da 4.000 candele. Ci sono, e questa cosa io credo che abbia un grande valore, 120 volontari che si sono attivati e che ci aiuteranno a posizionare candele e a lavorare a rendere la città svelata. L'idea è quella di dare uno sguardo diverso, più intimo, inaspettato, per dire in tutti insieme ci siamo come città per celebrare la giornata internazionale delle persone con disabilità. L'idea è di fare una festa, l'idea è di fare un momento non tanto di riflessione quanto proprio semplicemente di festa, di dire, per dire ci siamo. Ci saranno aperitivi, DJ set, concerti e dovrebbe essere, io credo, una serata magica in un certo senso. L'anno scorso abbiamo avuto la prima edizione e quest'anno la seconda. Vi invito tutti a essere con noi in quella serata. Lancio anche quest'altro convegno che faremo il 12 dicembre, dove parleremo di barriere culturali, di sessualità e affettività delle persone con disabilità. E anche questo è un tema scomodo, che noi abbiamo lavorato con un sacco di operatori, anche di famiglie, è un tema a volte sottovalutato e non sarà facile parlarne in modo sereno, in modo, io credo, anche costruttivo, ma spero che riusciremo a farlo. Il 12 dicembre siamo al Malaguzzi con un convegno, verrà anche Liliana Argentin, che è questa parlamentare disabile che è la promotrice della legge sull'assistenza sessuale, e penso che sarà un evento interessante anche questo. Noi stiamo andando avanti, vi invito a queste cose che fa la nostra città, sperando che anche voi ragazzi siate sensibilizzati e presenti riguardo a questo tema. Grazie mille.